anche per spingere in qualche modo nella direzione di un lavoro che già c'è a livello operativo tra i due direttori, e cioè di, una, come dire, di un lavoro molto comune, molto relazionato tra l'uno e l'altro. Vuol dire che io e il sindaco ci siamo tenuti questo onere in più, questo lavoro in più, che assolviamo con molta, molta buona volontà e con grande intenzione. E lo stesso consiglio di biblioteca, che comunque viene eletto, sono due formalmente ancora, però nella sostanza anche qui un piccolo cambiamento l'abbiamo introdotto, le sedute avvengono contestualmente per tutti e due, quindi è come se fosse un unico grande organo che si occupa dell'intera biblioteca. Parliamo di numeri, parliamo di come è andato 2016, e i numeri dicono molte cose, non dicono tutto, non dicono del lavoro che ci sta dietro, che è un grande lavoro fatto da molte persone, anche qui servirebbero forse più di quelli che sono, per garantire ancora meglio il servizio e la sua continuità di apertura, però si fanno i miracoli, ovviamente, e questi miracoli hanno i risultati che adesso sentirete dai due direttori, Umberto Mazzarini e Sonia Cucchi. Quindi a loro la parola. Sì, beh, parlando proprio strettamente di numeri che servono per capire un pochino in che direzione va il nostro servizio, per una biblioteca è importante chiaramente alla fine di un anno fare i conti, quindi capire quali sono stati i prestiti, quanti sono stati gli utenti che hanno frequentato il servizio, che tipo di movimento c'è. Questi numeri ci dicono che rispetto all'anno precedente c'è stato un leggero aumento, un piccolo aumento, però per noi è importante perché definisce un po' la stabilità di questo servizio. Un aumento dei prestiti vuol dire che il servizio continua a essere utilizzato. Il fatto che nella biblioteca entrino quotidianamente tra le 700 e le 750 persone, che nell'arco di un anno fa circa 200.000 ingressi, sta a significare che il servizio continua ad essere servizio conosciuto, utilizzato e apprezzato dalla cittadinanza. E queste sono tre condizioni secondo noi importanti, fondamentali per un servizio pubblico. In un momento in cui lo sviluppo delle tecnologie, la enorme diffusione di internet e la facilità, la sempre maggiore facilità che le persone hanno di accedere autonomamente in maniera anche molto semplice all'informazione, sicuramente fa sì che le biblioteche siano sotto certi aspetti impoverite di qualcosa, però mantenere queste cifre significa che comunque il servizio viene utilizzato, non bisogna abbassare la guardia, bisogna chiaramente cercare di offrire sempre nuovi servizi alla cittadinanza, però queste sono cifre per noi confortanti. Also, wie mein Kollege schon gesagt hat, wir haben geschafft, 2016 die Auslage nicht leicht stabil zu halten, sondern um ungefähr 1000 Einheiten zu steigern. Das ist wirklich, glaube ich, ein ganz schöner Erfolg in Zeiten, wo wirklich alle Bibliotheken über Rückgang klonen. Auch die durchschnittlichen Ausleihen pro Tag sein wachsen. Und was uns besonders freut, man muss jetzt wohl in allem in Relation sehen, es gibt die IFLA, Heiligen Internationale Bibliothekenvereinigung, die Indikatoren vorgibt für Bibliotheksdaten, sagen wir mal so. Und die wichtigsten Daten für eine Bibliothek, wie zum Beispiel Bestand pro Einwohner, Ausleihe pro Einwohner und Umsatz des Bestandes, sind wir überall in die vorgegebenen Werte drinnen, treffen sie sogar in einige Sachen, zum Beispiel Ausbleiben pro Einwohner und Bestand pro Einwohner. 20, da wird man leider nicht schaffen, aber es ist natürlich mit unserem allseits bekannten Platzproblem verbunden, ist der jährliche Bestandszuwachs pro Einwohner, wo wir einfach nicht mehr so einkaufen können, wie wir gerne möchten, weil wir einfach die räumlichen Verhältnisse nicht mehr so rum. Was natürlich auch in unserer Arbeit sehr stark behindert und letztendlich sich auf die Benutzer auswirkt, weil die dann nicht mehr von so einem reichen Bestand profitieren können. Ja, im Prinzip mehr oder weniger zu den statistischen Daten, denke ich, waren das die wichtigsten. Veranstaltungsarbeit ist sicher auch ein wichtiges Thema für uns, also wir haben ja gerade auch schon im Bibliotheksrat die Statistiken und unsere Veranstaltungen 2016 präsentiert. Zwischen die zwei Sektionen haben wir an die 200 Veranstaltungen im Jahr, wenn man wirklich alles einrechnet, auch die Arbeit didaktisch mit Schulen, Kindergärten, Führungen, Veranstaltungen für Erwachsene, für Kinder.
Ich glaube, es ist wirklich ein gutes Ergebnis, wo es uns auch sehr viel an Zeit kostet und wo es in der Zwischenzeit wirklich einen großen Teil für unsere Arbeit ausmacht. Also mir am Bibliothekar sieht man vielleicht, als wenn ich da was hinter dem Schreibtisch sitze und Bücher oder Bücher katalogisiert, aber so ist es in der Zwischenzeit wirklich nicht mehr. Ja, und jetzt werden wir in nächster Zukunft ein Projekt starten, über das da Herr Nasserini noch berichten werden, die Arbeiter. Eine Frage, wie ist denn die Struktur Jugend, alt, ältere Menschen? Wer besucht die Bibliothek mehr? Also ich glaube, dann können wir müssen noch ein bisschen unterscheiden zwischen den Sektionen. Ich habe für meine Sektion, muss ich sagen, ich würde sagen, ein 60-40 Verhältnis in die Ausleihen. Also bei mir ist ziemlich stark der Kinder- und Jugendbestand, was mich natürlich sehr freut, weil die Kinder sind ja die Leser der Zukunft und das ist fein, dass der Jugendbestand, wo man ja sagt, Jugendliche lesen nicht mehr viel, der Jugendbestand auch, wenn es wirklich ganz gut genutzt. Also das ist echt ein tolles Ergebnis jedes Mal, wenn man die Zahlen anschaut. Belletristikkeit natürlich auch gut, vor allem, weil wir wirklich ein sehr breit gefächertes Angebot haben. Also es kommen manchmal Touristen in die Bibliothek, die was vielleicht staunen, was wir als an Neuerscheinungen schon vorrätig haben, wo sie so zum Beispiel ihre Bibliotheken in Deutschland, ist das mir zu denken, dass das so eine Auswahl gibt. Ich glaube, in der italienischen Abteilung, ich will jetzt nicht was Falsches sagen, aber da war ich mal in der Literatur, oder? Sì, forse le imprese di narrativa hanno la prevalenza sulla saggistica. Io però direi che come frequentatori a livello generale del servizio abbiamo un po' tutte le fasce, in momenti anche diversi della giornata. La mattina abbiamo i pensionati che vengono a leggere i giornali, il pomeriggio i ragazzi che vengono a studiare o a cercare un prestito. In certi orari abbiamo magari le donne che lavorano, le casalinghe che non possono frequentare la biblioteca in altri orari. Al sabato mattina abbiamo le famiglie, c'è un'utenza completamente diversa. Quindi devo dire che la forza di questo servizio, e qui sta il grosso lavoro di tutto il mondo, di tutti i nostri bibliotecari, è quella di cercare di far sì che il servizio sia un servizio pubblico in tutti i sensi, che si rivolga a tutte le fasce della popolazione. È vero, noi siamo una biblioteca di pubblica lettura, non siamo una biblioteca specialistica, non siamo una biblioteca storica, e quindi dobbiamo rivolgerci un po' a tutte le fasce della nostra popolazione. Secondo me il grosso equilibrio che dobbiamo mantenere è questo, sia nel patrimonio che forniamo, sia nelle attività che organizziamo.